Sei sercentisti, buonasera, buonasera. Siamo qui questa sera come al solito con Alessandro e Giovannino. Giovannino mi piace, però Giovanni, che è qui nello studio di The Office questa sera, e Alessandro è nel suo solito sfocato. Quindi andiamo a ricordare il progetto La Mia Prova, l'editoriale, ormai la chiamiamo editoriale La Mia Prova. Siamo già alla ottava, nove, no, siamo superati 10, abbiamo superato 10 puntate, siamo forse all'undicesima, non lo so, ho perso totalmente il conto. Quindi se volete partecipare è sempre attivo, mandateci i vostri video, la vostra prova, però dove ci parlate anche un po' di voi, non solo delle moto, perché tanto delle moto ne parlano tutti, sappiamo tutto di tutti delle moto, ma del perché voi l'avete acquistata. Mandateci il video in... Ditelo insieme. Orizzontale! 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 Che è così l'orizzontale, ragazzi? Questo è il verticale, questo è l'orizzontale. Se però iniziate a riprendere così e fate così, è un casino. Quindi orizzontale lo mandate via WeTransfer all'indirizzo marco@6%.org. Questa sera sono lieto e lietissimo di parlarvi del video di Simone, e vi racconterò del perché io conosco Simone. Marco, non ci interessa, francamente. Ma è inside trading. I nostri follower interessa, soprattutto ai miei, quindi mi fate parlare adesso. Simone l'ho conosciuto mentre stavo andando in Scozia, ormai più di 20 anni fa. Io ero con la mia bellissima Stelvio. Giova, siamo fottuti! Lui invece era un bellissimo panadero. Zitti, state zitti. Ci siamo conosciuti al benzinaio a Parigi, abbiamo fatto metà del viaggio insieme e siamo ancora rimasti in amicizia perché abbiamo figli che hanno un'età comune. Quindi lui ha mandato il suo video e se smettete di parlare, ora procederei con la visione. Siete pronti? Scusa, prego. Ah no? Vado? Vai. Siete pronti? Vai. Mi piace l'ad logo. Ad logo mi è piaciuto un sacco. Latino. Bellina! Cari sentisti, buongiorno. E per la rubrica La Mia Moto, che potrebbe anche essere la rubrica Poca Spesa Molta Resa, che potrebbe anche essere la rubrica Ma che cazzo ci stai a fare tutto dentro, vi propongo la mia versione, che io chiamo la Titti, delle moto della scuola guida, per cui il tanto bistrattata Kawasaki R6N, in questo caso del 2007. Ale, ne hai avute quante? No, zero. Incredibile, zero. Incredibile. Zero, ma l'ho desiderata. Però il modello vecchio, quello senza musetto, il modello più antico. Molto secondo bravo. Me il modello vecchio, te lo volevo dire l'altra sera, mi è scappato. È ufficialmente la moto più brutta mai fatta nel mondo. Proprio nella storia. Non è vero, perché è una moto classica normale. Dai, su. Andiamo. No, è brutta, però dai. Super, super solida. Ma veniamo alla storia di questa moto. Praticamente, mia moglie nel 2013 voleva fare la patente. Oh, questo è come Mark, parte dalla moglie nel 2013. Addio, Rosa. Oh, ascolta, cioè, guarda che gli dico dove abiti. No, così. Un R6 come quello appunto della scuola di... All'epoca abitavamo a Genova e avevamo già conosciuto, purtroppo. La figa ci vede benissimo perché... E quindi ci siamo iniziati a cercarla sul territorio e abbiamo trovato questo esemplare all'Erici. Il proprietario era un gigantone di 2 metri che la usava per far turismo in coppia e voleva ovviamente un mezzo migliore per fare questa cosa. E ce l'ha data. Che è l'ideale, no, Ale, per fare turismo in coppia per uno grosso, vero? Anche per uno piccolo, dico. Bombardata di accessori, cioè praticamente qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Per cui piastre del bolletto, telaietti per le borse laterali, ma anche tutta una serie di migliorie a livello dinamico, per cui mono posteriore, tubi in treccia, kit per la forcella della matrice, che cambia molle pompanti e aggiunge la regolazione del precarico molla. Ma infatti quel disco davanti non sembra proprio una roba che ci sta su quella moto, o è una mia impressione? Marco, io la vedo così la moto. Ale, poi un giorno ti compriamo un computer, così magari ci riesci a vedere. Il computer lo usate voi paura. Avanti. E manubrio, aftermarket, eccetera, eccetera. Pure i bilancierini del manubrio. Cosa, Giova? Pure i bilancierini del manubrio ci ha cambiato. In Ergal. Sì.
uno che ama tirare fuori il meglio dalle moto che ha, anche a livello sia ciclistico ma anche motoristico, ho concluso con le classici filtro aria, una centralinetta aftermarket, lo scarico c'era già e ho un po' raccordato tutto. Piccolo aneddoto, sempre perché io cerco di tirare fuori il meglio, all'epoca c'era una nei forum dell'R6 c'era una un personaggio leggendario che si chiamava Mox, che aveva creato una modifica per dell'airbox che dovrebbe dare un grande miglioramento nella linearità di erogazione. Faccio notare che è talmente professionista che ha anche il microfono. Mamma mia, che bravo, guarda. Infatti lo sto ascoltando con molto piacere. Vai. E per cui ho trovato su eBay un airbox usato, ho comprato due tribuccini che andavano collegati ai corpi farfallati, ho fatto tutta una serie di cose, arrivo in garage e smonto tutto per scoprire che queste modifiche erano già state fatte tutte. Per cui onestamente ho rimontato la moto e mi sono messo a utilizzarle basta. E in questi... Notare che ha la felpa del team Peones, che è il suo team di, non so, credo ci faccia un giro in pista anche. Ah, caspita, eccezionale. Ho fatto pochissimi chilometri, in questo momento ne ha circa 30.000 e svariate però uscite in pista col sottoscritto sia Adria che a Pompone. Ma prima di continuare con il come la uso, vediamo il come è fatta. Bravo. Bene, partiamo dalla parte anteriore. Abbiamo questo cupolino aftermarket che mi sono trovato sopra, è uno stampo in vetroresina grezza, secondo me mezzo artigianale, non so, comunque tendenzialmente sulla moto sta molto bene e garantisce una certa aggressività e dà anche un minimo di protezione aerodinamica che in teoria non ci serve. Vediamo che ci sono i fantastici tubi in treccia gialli e per il resto dischi sono ancora i suoi, un po' margherita e pastiglie e pinze Tokiko in cui ho messo delle pastiglie Breaking CM55 che non mi danno nessun problema né in strada né in pista anche dopo svariati giri. Confermi Ale? Per ora va tutto bene, poi qua sto ascoltando con interesse. Il motorone che troviamo su metà delle moto attuali cinesi è sempre lui, qui nella prima versione è, direi ancora Euro 1, Euro 2, 72 cavalli. C'è scritto Euro 1. Soprattutto, che magari ormai nella mia versione sono un po' di più, però soprattutto 174 kg di moto, per cui hai grossa cosa. E il suo scarico lo vince, continuo il giro, cosa importante, mono FG Gubellini e il suo scarico lo vince con DB Killer, perché senza DB Killer questa moto fa un rumore che sembra un jumbo jet, come si vede insomma le gomme. Ma in pista si può andare senza il DB Killer? Non in tutte le piste, per esempio dove lui ha nominato Adria rompevano un po' le scatole, a Magione tanto. Sì, Pomposa? Pomposa io non ci ho mai girato, non lo so. Adria tante volte, no, però a Magione sì, ti rompono le scatole, ci sono le abitazioni vicine. Metzeler M7RR, ho la curiosità di provarla con delle gomme più sportive. Passando alle cose succulente... Qua odio Marco perché mi ha fatto comprare tutta la roba della Quick Clocks per tenere il cellulare. Salutiamo Interphone. Una strumentazione da uomini, vedete i supporti assolutamente artigianali del cupolino. La cosa interessante, vediamo se riesco a farvela vedere, sono i tappi della Matrix con le tacche per la regolazione del precarico che la moto di serie non ha. Questa sella anche tu di un centimetro buono davanti, la puntata giù di un centimetro buono davanti, ha fatto scorrere le forche in avanti, si vedeva già da prima, è molto caricata sull'avantreno. Non lo so, perché ora se mi pare di aver visto che la moto è sul cavalletto quello racing, il cavalletto centrale posteriore, no, se non mi sbaglio l'officina, sì. E soprattutto i tappi che vengono applicati sopra comunque sono piuttosto spessi, quindi non lo so, bisognerebbe vedere più da vicino, ma io non ci vedo un cavolo.
dai, sono sfilato un po'. Ah, sì, non li vedo, sì, sono sfilati. Allora la sfilata per dargli più maneggevolezza, l'ha abbassato la moto. Sì. Non è sfilata però, sembrerebbe sfilato... Non è quello, le tacche lì non sono dello stelo, sono della no, regolazione. Quello dove punta il suo dito, quello è lo stelo tirato fuori dalla piastra. Però ci sta, che l'abbia passato. Non lo so. Comunque, andiamo avanti. Eri nona. Questa sella è stata rifatta, me la sono trovata così, devo essere onesto che è un po' durotta, dovrebbe essere in gel, ma non so. E io ho aggiunto solo questa parte antiscivolo perché è molto scivolosa e quando sono in coppia mi ritrovo sempre il passeggero che scivola verso di me. Ma soltanto io trovo che le selle in gel siano una vaccata pazzesca. Io non l'ho mai provate, non lo so. Io ricordo quando l'ho preso il GS che aveva la sella in gel, pesava 55 kg quella sella ed era dura da far schifo, una roba di uno scomodo incredibile. Sì, però la tua marca c'aveva qualche pastrocchio, perché teoricamente l'applicazione in gel è un cuscinetto, è un affare così. Sì, non fa gesti però. Ah, scusate, no, volevo dire quadrato, un cosino quadrato che viene applicato dentro la gomma piuma, quindi non è che... Però io non l'ho mai provato, non lo so. Boh, andiamo avanti. Ma a questo punto due parole su come va questa moto. Ora, secondo me è un mezzo, una volta sistemato, eccezionale. Un mezzo del genere adesso si trova sui 2.000 euro in condizioni decenti, 2.500 al massimo, e con, secondo me, un migliaio di euro tra sospensione e un po' di lavori, lo si porta a livello di questo. Considerate che io sono un amatore in pista, però con questa... nella vecchia Adria, prima che la chiudessero, ho girato a un secondo più lento che con uno speed trip 1050 bombardatissimo che avevo. Però al di là dell'uso estremo, che non è per quello per cui è nata... Scusate, mi sfugge il nome di lui. Simone. Simone? Sì. Simone, Adria un secondo è un'eternità, volevo dirti. No, perché era una speed triple 1050, appunto, sì. Adria, che è un circuito molto corto, un secondo è un'eternità, però io amo già Simone per come ha sistemato, come ha trovato la moto, come la sta usando. Io lo adoro. Bravo Simone, andiamo avanti. Simone della libidine lo dà in un percorso montano, dove la grande leggerezza è... le sospensioni messe a punto per il mio peso fanno sì che anche senza esagerare, senza correre, però si abbia una precisione e un gusto nell'andare in giro che onestamente ho trovato con molte poche altre moto. Considerate che io ho avuto qualsiasi forma di CBR, Multistrada 1200, Varadero, GS, insomma, ne ho avute Transalp, Africa Twin, ne ho avute un po' tutte. E devo dire che per strada ne utilizzo da solo da riporto, è divertentissima, complice il peso e il motore che avendo comunque da un massimo di 6 tra i 4 e gli 8-9 mila giri consente un utilizzo fra i passi tenendo magari terza quarta, è divertentissimo e ovviamente resta al fianco nel momento che la si vuole andare in giro su un 2 con tutti i bagagli, perché ovviamente è abbastanza piccola, io poi sono 1,85 per cui insomma, però anche per un uso in solitaria consente di fare molti chilometri e nei limiti di una naked, perché ovviamente stiamo parlando di una moto che ha poca protezione all'aria e a questo punto io ve la consiglierò da matti, sicuramente giro da qualche parte dei link di 2-3 foto o 2-3 video che ho girato in pista con la Titti e spero di incontrarvi presto facendo qualche giro. Bravo Simone! E con estremo zio appunto. Bravo Simone! Grande. Forte. Mettiamogli questo bello screenshot mentre vi faccio vedere le foto che mi ha mandato. Manda. Qui e qua, questa è topperia. Bello! Questa è topperia vera. Ne abbiamo un'altra qua, proprio ancora più topperia. Addirittura con le coperte scaldagomme. Però, come vi dicevo, io l'ho conosciuto quando siamo andati in Scozia. Guardate quanto eravamo belli. Non mi ricordo quanti anni fossero fa, un po' pixellata, la foto era stata fatta con un Nokia 3310 probabilmente,
ma in Scozia si parla 2010, ecco, l'ho trovato, quindi ben 14 anni fa. Guardalo lì, che moto, ragazzi, eh? Bella roba. A me Simone piace, sai, perché è l'esempio di uno che ha avuto moto anche magari un po' più importanti, però ora gode come un matto con una moto stupenda che costa 2 lire, che se l'è sistemata tutta, perché non ci sbagliamo, di sopra ci sono diversi soldini, insomma, di accessori. È stata sistemata bene, chi l'ha avuta prima è lui, e se la gode alla grande, senza ansia. Bravo, come te, Ale, come te, Ale. Come me, come me. Cioè, secondo me c'è tutta una categoria di moto che sono simili appunto a R6. Una ce l'ho avuta io, l'SV650, era una cosa estremamente simile. Cioè, moto genuine, fatte bene, con un motore che gira bene, e niente di speciale. Gli cambi, gli ammortizzatori, gli sistemi, un paio di cose, e diventano robe davvero divertenti. Sono d'accordo, Giovanni. Marco, tu cosa ci dici invece? Sentiamo, Marco. Sentiamo, Marco. Sono nato e cresciuto su... Cioè, la mia prima vera moto è stata la V11 Sport, Moto Guzzi, che è una moto che nessuno conosce, forse soltanto io, e che adesso vi farò vedere in una diapositiva, così anche il resto del mondo saprà che cos'è, che è l'unica moto che si avvicina a questo discorso che state facendo voi, perché onestamente io non ho mai... Vediamo se trovo anche il colore di quella che avevo io, che è esattamente questa, guardate qua. Scusate, vi ho fatto sparire tutto, ma adesso rimedio, eccola qui. Io ho iniziato ad andare in moto con questa, cioè a fare veramente motociclismo con questa qui, e ci viaggiavo anche, quindi... Giova? Anche per dire. Io ho avuto anche un amore per lei, però non l'ho comprata. Tu non sei riuscito, è l'unica che non sei riuscito a comprare, infatti. È l'unica moto che non sono riuscito a comprare, perché il concessionario Guzzi non ha voluto vendermi la moto in nessun modo. E allora comprai una Yamaha XJR 1003 SP e ciao. Sono le nostre sliding doors, Ale. Sì. Te abbiamo sempre avuto queste passioni per moto similari. Questa qui era un 1100 con classico motore bicilindrico Guzzi AV con il Cardano. Ma era estremamente affascinante perché era appunto una moto sportiva come indole. Lo scarico non si vede dalla foto, ma era violetto, mentre la moto era tutta grigia e nera, e grigia chiara, con la striscia che vedete sul serbatoio in pelle e le portapedane in ergal rosso. E il motore era a rombo. Va bene, però Marco, stiamo parlando della Kawasaki R6. Quella che mostri te è una moto super figa, con una cura per i dettagli eccezionale. Quelle altre sono proprio di sostanza, piccoline, sì. poco costo, ma cambi due o tre cose e davvero danno soddisfazione. Non anche perché, capisci, non so, bravo Giova, sono d'accordo. Anche perché lui, troppo potente, cioè. Quelle moto lì, ma tutte un po' le moto giapponesi, diciamo, fino a circa 10.000 euro per dare un taglio così, hanno le sospensioni che fanno un po' schifo, ma come un po' tutte le moto. Invece lui sono andato a intervenire proprio sulle sospensioni, mettendo il molle pompante anteriore. Ha cambiato, tra l'altro, se ho capito bene, lui ha cambiato non solo le molle, quindi la regolazione del precarico la puoi regolare, ma anche ha messo i tappi con le regolazioni del compressione e estensione. Ecco perché ha cambiato i tappi. Quindi col manubrio alto, mi ricordo che anch'io per regolarla dopo è un casino, perché col manubrio va perfettamente sopra ai tappini, non ci entri mai per fare le varie regolazioni. Comunque, a parte queste sciocchezze, lui è andato a intervenire sulla ciclistica e c'ha una mottina che costa poco, che sono perfette, e sistemata così immagino che sia davvero una bomba, veramente divertente da guidare, specie nei circuiti più piccoli. Magari se vai al Mugello ti può mettere un po' in difficoltà, perché chiaramente non è una moto da pista molto veloce, ma circuiti tipo Adria, Magione, insomma, sono circuiti dove ti ci diverti da matti con una moto così, con davvero poca spesa e molta resa. E questa è una moto che ci puoi andare a scuola, ci puoi andare al lavoro, senza rotture di scatole, non si rompono mai, sono meravigliosi. Veramente bravo Simone, io adoro queste robe, bravo. Bene, 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 io direi che abbiamo detto tutto, cosa dite? Sì. Quindi possiamo chiudere questo video. Ricordiamo a tutti di mandarci video via mail, WeTransfer, a marco@6%.org. Ringraziamo Simone, il gruppo Team Peones, e vi ricordo anche, che non ve l'ho ancora detto, che Simone gestisce l'amministrazione del gruppo 6% Emilia Romagna su Facebook. Bravo Simone. Sì, gliel'ho occhiopato senza dirglielo, tra l'altro. Ah, che sei contento. Un giorno si è reso, gli ho detto, vabbè, sei amministratore, visto che guardi tu la pagina, mi diceva, ma sul gruppo Emilia c'è questo e quell'altro, ma sai che gestiscilo un po' te.
Bravo, bravo Simone, bravo. Mi fido. E quindi niente, con estremo disappunto ci vediamo al prossimo video che non sappiamo. Ciao a tutti e ciao Simone, ciao a tutti. Ciao.